Buongiorno a tutti e buona domenica. Il mio braccio caloroso vi giunge in questa terza domenica di Quaresima dalla cappella del Seminario Diocesano qui a Pescara, dove ogni mattina alle 7:30 celebro la Santa Messa. Nella liturgia della parola che la Chiesa oggi ci offre, la prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo. Ascoltiamo proprio così. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Noi come popolo di Dio potremmo soffrire per la mancanza di poter celebrare l'Eucaristia, di non ritrovarci insieme alla mensa della parola e del pane eucaristico. Un po' ci troviamo nella situazione di quel Cristo che trovate dietro di me, crocifisso. Siamo crocifissi nelle nostre dimore, nelle nostre case, non possiamo uscire se non per motivi gravissimi, quelli che sappiamo ovviamente. Siamo così. Crocifissi in quel patibolo. Però il Signore quel momento di sofferenza l'ha saputo vivere e noi siamo chiamati a poter vivere anche questo nostro essere crocifissi delle nostre dimone, lasciandoci veramente confortare dalla parola di Dio. Ecco perché pure il brano del Vangelo ci offre l'incontro di Gesù con la Samaritana. Ed è bello perché il Signore attende quella donna al pozzo, nell'ora più calda del giorno. Questa donna esce per andare a prendere acqua. Sappiamo che non vuole forse molto probabilmente essere vista dagli altri. Gesù, nonostante la sua stanchezza per il viaggio che aveva compiuto, si mette lì nell'ora più calda del giorno, nel momento più difficile della giornata, sta lì, attende. Attende l'arrivo di questa donna, interagisce con lei. E addirittura Gesù da mendicante si fa donatore. Gesù mendica, mendica acqua, dammi da bere. E sappiamo poi alla fin fine che la donna va un po' prevenuta, cerca di comprendere e parlare di questo uomo. Lui è un giudeo, lei è samaritana, quindi sappiamo benissimo anche tutte le frizioni che c'erano a quel tempo fra i samaritani e i giudei, ma la cosa interessante è che per la donna c'è una svolta quando Gesù le dice va a chiamare tuo marito e lei parte dicendo io non ho marito, la verità. Noi dobbiamo partire dalla verità della nostra situazione, da questo oggi. E allora pian pianino se noi ci diciamo la verità di quello che stiamo anche vivendo, la manifestiamo al Signore, la presentiamo a Lui. Lui non mancherà di consolarci con molta pacatezza, con molta tranquillità. In effetti, con un climax ascendente, il Signore Gesù porterà questa donna a comprendere veramente la necessità di un'acqua che è capace di dissetare, dissetare in eterno. Chiunque beve di quest'acqua, dice il Signore, avrà di nuovo sete, quella del pozzo. Ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Ecco, il popolo nella prima lettura tratta dell'Esodo si lamentava perché aveva questa mancanza di acqua. Allora Dio, tramite Mosè, dice: guarda, prendi il bastone che ha toccato il Nilo, vai sull'Oreb, io starò dinanzi a te. Tu tocca la roccia e da lì sgorgerà acqua per il popolo. Ecco, l'Oreb è il luogo delle promesse, è il luogo dei comandamenti. Dio ha parlato. Ecco, noi vogliamo ripartire da lì, da un Dio che è Padre, da un Dio che ci parla ancora, di un Dio che vuole toccare la nostra esistenza, dare nutrimento alla nostra vita, ci vuole dare quell'acqua, quell'acqua che è disseta, che è Cristo. Ecco, allora in parrocchia con i bambini stiamo facendo il percorso della Quaresima con delle immagini, quindi la terza immagine di oggi che ecco, vi presento è proprio questa. Ecco, di Gesù in pratica che ha in mano un grande cuore e questa donna che è la samaritana che si appende a questa fune e trae fuori appunto da questo cuore l'acqua necessaria. Se beviamo dalle acque profonde del tuo amore, non avremo più sete.
Ecco, il mio augurio per voi oggi è proprio questo, che anche nella contemplazione di questa immagine, oppure nella contemplazione di Cristo crocifisso, noi possiamo attaccarci a questa fune con tutta la forza del nostro cuore, con tutta la forza della nostra vita e tirare su, tirare su, tirare su quell'acqua che è Cristo, che è capace di consolarci e di consolare la vita nostra e di tanti fratelli e sorelle che vivono un po' la difficoltà anche della solitudine, soprattutto in questo periodo così difficile, o Dio non voglia anche la malattia per via anche del virus. Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riassa dalla sete l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo Salvatore. Concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore. Amen. Vi auguro così una santa domenica. Ecco, mi raccomando, oggi è domenica, tovaglia bella pulita per il pranzo. Io ieri mi sono anche avvantaggiato nella cucina, ho fatto le crepe, così oggi per pranzo, belle le scrippelle in busse, come si dice nell'abruzzese classico. Vabbè. Quindi dobbiamo vivere anche dentro le nostre chiese domestiche, le nostre case, quella che è la gioia della domenica. Il Signore benedica ciascuno di noi.